Un arbitro, pensate, minorenne di 17 anni, è stato aggredito e picchiato dopo aver concesso un rigore alla squadra del Cutrofiano in casa dell'Atletico Cavallino. Tutto questo già è gravissimo, evidentemente, non c'è una ricostruzione ufficiale, non ci sono immagini, evidentemente, e alcune indiscrezioni dicono che sarebbe stato aggredito da alcuni tifosi della squadra di casa, l'Atletico Cavallino, e forse anche da alcuni tesserati, però ripetiamo, non c'è una versione ufficiale di questo. Quel che c'è però è un seguito addirittura surreale, cioè una pubblicazione sulla pagina Facebook dove il presidente della squadra di casa, il presidente si chiama Rosario Fina, ha pubblicato appunto una intervista realizzata evidentemente da un tesserato della società. Il sito sololecce.it l'ha scaricata prima che venisse rimossa, noi ve la mostriamo. L'arbitro secondo me ha sbagliato e doveva essere punito. Secondo me sono stati pochi due schiaffi quelli che ha preso, ne meritava molti di più. Sono stati schiaffi diretti questo l'arbitro? Sì, ma leggeri, però potevano essere più forti. Quindi lei che cosa ne pensa, diciamo, di tutto ciò? Se fosse capitato nelle mie mani l'avrei ammazzato. Ringraziamo il presidente Rosario Fina, presidente Atletico Cavallino. Ovviamente l'intervista era fatta da un membro della società. Siccome viviamo nell'epoca delle smentite, delle precisazioni di coloro che sono stati male interpretati, io credo che sia impossibile interpretare male queste parole. Probabilmente la speranza è che chi le ha pronunciate, rivedendosi, possa quantomeno scusarsi con l'arbitro per queste parole così violente, ulteriori rispetto a questa aggressione fisica.